Ciao, sono Paolo Rossi della Gazzetta di Parma e volevo chiederti a che punto sei, come ti giudichi, come hai vissuto questa prima parte di stagione, se il rendimento che hai espresso è quello che ti aspettavi, se pensi di poter far meglio, com'è? Ma sono venuto qua con grande entusiasmo e ho trovato subito un gruppo che mi ha accolto molto bene, quindi l'inserimento è stato facile. E ho avuto anche la fortuna di giocare da subito, di avere la fiducia del mister, spero di averla ripagata per quanto queste poche giornate possono aver detto. Sicuramente da migliorare c'è sempre tanto, anche perché è un ruolo che lo faccio da quest'anno, l'ho fatto nelle giovanili, quindi devo ancora prendere qualche piccolo automatismo, però c'è buona intesa con i compagni di reparto, quindi con grande impegno e dedizione penso che posso migliorare ancora. Senti, hai poco anticipato la mia successiva domanda, che era quella sulla collocazione tattica. Diciamo che l'esterno di una difesa 3 deve essere buon marcatore, ma anche capace di iniziare diciamo, una fase di impostazione, no? Sì, sicuramente io non ho probabilmente grande fisicità, però alte caratteristiche e penso che in un'amalgama di difesa 3 ci possono stare tutte queste caratteristiche, chi può avere più fisicità, chi più lettura magari tattica e comunque impostazione di gioco, quindi cerco di far prevalere quelle che sono le mie caratteristiche sperando di essere utile allo sviluppo del gioco, alla manovra. Si può dire che rifaccio l'ultima gara che mi ha giocato col Sassuolo, che in quella circostanza è emersa clamorosamente la differenza tra una squadra esperta che sa stare in campo e una che magari può avere l'entusiasmo della neopromossa, ma che pecca di quella lanciata esperienza. Ma è stato un frangente di partite con le partite girate e Parma ha fatto il suo. Sì, sicuramente è stato un emblema, anche una svolta e che ci deve far capire che molte volte anche in 10 se sei compatto, se hai spirito di squadra, se hai voglia proprio di portare a casa il risultato, puoi giocare contro chiunque. Loro erano un uomo in più ma non si vedeva perché comunque anche l'attaccante Antonio ci ha dato una grande mano e questa gara penso che abbia segnato anche un passo importante per Antonio perché si è caricato la squadra sulle spalle, ha fatto la differenza e ha permesso a noi in difesa di avere pochi pericoli, insomma. Verona è una pagina della tua carriera, no? Sicuramente una bella pagina, diciamo l'inizio della mia carriera importante tra i professionisti e ho fatto 3 anni belli in Serie B e ho sicuramente buonissimi ricordi, però noi andiamo là. Loro non sono lì per caso, sicuramente stanno facendo veramente un gran bel gioco, hanno entusiasmo, sono un gruppo che gioca assieme da tanti anni, con qualche innesto di qualità sicuramente, soprattutto in attacco. Sarà dura, ma sappiamo come andare a giocarcela con l'entusiasmo e con la prerogativa che non possiamo venire a meno di quell'atteggiamento che abbiamo avuto nelle ultime gare. Ecco, cos'è cambiato rispetto alle prime 3 partite della stagione? Io ho notato un Parma, al di là dei risultati che fanno ovviamente la differenza, secondo me sono anche frutto però di un atteggiamento diverso sia caratteriale, mentale che anche tattico, cioè c'è un po' più convinzione della possibilità di poter andare a far male, ci si va anche con maggior numero, con più gamba. Sì, sicuramente un po' più di convinzione nei nostri mezzi e forse l'hanno data anche i risultati. All'inizio magari lo facevamo, ma sempre quella via di mezzo che non porta a niente. Forse anche con l'avvento di qualche risultato positivo, anche vedi la bella prestazione di Firenze, ci ha fatto capire che comunque possiamo giocarci con chiunque perché le qualità ce le abbiamo, però dobbiamo partire sempre da un atteggiamento umile, determinato e entrare in campo consapevoli che ogni partita è da lottare, da giocare sul campo e sulla carta non si può vincere niente. A me non interessa chiederti il traguardo quale possa essere tra salvezza, centro classifica, zona economica, mi interessa invece chiederti qual è il prossimo traguardo sul piano del gioco, secondo te il Parma, in che cosa può migliorare fin dalle prossime gare, in che cosa? Ma forse nella gestione all'interno della partita di alcuni momenti, cioè quando magari siamo in vantaggio, cercare di tenere palla, perché comunque abbiamo le qualità per farlo anche da dietro, e non cercare di essere frettolosi nel regalare palle stupide che possono dare entusiasmo alla squadra avversaria. Questo ho notato che alcune volte certe ripartenze, certe occasioni da gol, le squadre avversarie le hanno create per errori banali nostri.
Quindi questo sicuramente. Poi cercare di avere quella compattezza, cercare di giocare in quei 40 metri tra attacco e difesa che non lasciano profondità all'avversario e ci siano i reparti vicini in modo che tutti corrano meno ma meglio. A proposito di progressi, credo che nel corso delle ultime settimane ci siano stati dei progressi anche di carattere psicologico da parte della squadra, nel senso che insomma, precedentemente dopo gli episodi negativi c'erano delle reazioni insomma, non positive, mentre nel corso delle ultime partite, in particolare l'ultima, insomma, dopo un episodio abbastanza negativo che poteva trasformarsi un'ecatombe, diciamo così, insomma, avete saputo reagire e migliorarvi. È un caso oppure questa situazione possiamo ormai considerarla definitiva? Ma lo vedremo nelle prossime partite se ci saranno episodi simili o comunque momenti di difficoltà. Sicuramente col Sassuolo abbiamo avuto un bello scatto mentale perché non era facile. Loro hanno raggiunto il pareggio con un'espulsione e rimanere in 10 tutto il secondo tempo, invece abbiamo avuto una bella prova d'orgoglio e questo ci deve far ben sperare per il futuro, perché sicuramente capiteranno altre occasioni e altri momenti di difficoltà all'interno del campionato, della partita stessa, e dovremo essere bravi a uscirne come lo è stato contro il Sassuolo. Il Verona, essendo una neopromossa, teoricamente dovrebbe essere un avversario abbordabile, situazione però che guardando la classifica sicuramente non si vede che non è così. Diciamo una formazione piuttosto sorprendente che a tanti ricorda così anche il primo Parma degli anni 90, cioè con quello che poteva essere l'entusiasmo. Vabbè, nel caso del Parma era per la prima volta in Serie A, in questo caso per il ritorno dopo un lunghissimo periodo di assenza. Io non credo che si tratti di un fuoco di paglia, no? Perché di solito si dice che sono dei fuochi di paglia che poi vanno ad esaurirsi. Mi pare di capire che invece la formazione veneta sia abbastanza attrezzata per fare bene, no? Sì, conosco bene quella piazza perché ci ho giocato 3 anni e so quanto entusiasmo, quanta voglia di calcio c'è, anche da parte dei tifosi. E lo percepiscono i giocatori, si vede in campo che con quanto dinamismo, con quanta voglia, quanta aggressività attaccano e difendono tutti assieme. È una squadra che gioca assieme anche da diversi anni con un buon allenatore, è una squadra organizzata, non è lì assolutamente per caso, e poi ha diverse individualità interessanti davanti che in questo momento gli stanno facendo la differenza. Quindi insomma non potete contare sul loro ventre molle, sulla loro come dire, pancia piena già per quello che hanno fatto fino alla pausa, e questa pausa, diciamo così, può avere ostacolato di più voi o loro, perché anche il Parma è in crescita. Ma la sosta, diciamo, è vero che arriviamo a risultati positivi da un filotto positivo, però comunque c'è e dobbiamo sfruttarla per o recuperare energie o comunque mettere un po' di benzina nelle gambe, perché comunque adesso avremo un bel tour de force. Loro non penso proprio avranno la pancia piena, anzi saranno affamati e ci aspetteranno. Noi sicuramente dovremo fare una partita attenta e con le nostre qualità poi ripartire negli spazi che comunque concedono qualcosa dietro. La passione in televisione, approfittando della pausa, abbiamo fatto un po' una sorta di pagellone di questa prima parte della stagione. E, insomma, singolarmente i difensori hanno preso più o meno tutti quanti la sufficienza, chi più chi meno. Però poi se uno dà un'occhiata alla classifica del Parma nei dettagli, nei particolari, si vede come abbia subito tanti gol. Evidentemente non è soltanto un problema di reparto, ma forse di fase. Ma sì, le cose ci sono e ci sono cose da migliorare, però quando si ragiona a livello difensivo bisogna fare discorso un po' più ampio che parta dall'attacco al centrocampo, e poi dopo aver analizzato quello si può analizzare anche l'errore del singolo. In questo inizio di campionato abbiamo preso 3 gol a partita in 2 gare e poi abbiamo giocato anche delle buone gare subendo 0 reti e controattacchi comunque temibili, quindi io vedo il bicchiere mezzo pieno sempre e sicuramente qualcosa da migliorare c'è, lo stiamo facendo, e penso che qualche automatismo più consolidato si sia già visto.
ancora non hai avuto la soddisfazione di giocare con Paletta, che stiamo tutti quanti aspettando con un certo entusiasmo, diciamo così, no? Ecco qua, lontano da arrivare, no? Cioè, non so, penso che il suo rientro sia breve e lo aspettiamo perché è il capitano e sappiamo quanto a livello nervoso, a livello caratteriale ci possa dare.